Ciao. L'obiettivo di questo spazio è recuperare uno spazio che una volta era di una grossissima azienda che con il venire della crisi è fallita. Quindi l'obiettivo qua è cercare di riportare in auge questo spazio con qualcosa di completamente diverso che inerisce a questo punto il mondo dell'arte. Quest'opera è un'installazione, rappresentazione di un'evidente richiesta di emergenza. Coperte termiche, codice binario che racconta in 8 numeri alla volta ogni lettera. La scritta è rescue, emergenza, salvataggio. E la visione dall'alto è quella di una richiesta d'aiuto. Purtroppo poi, come spesso capita in qualunque mondo, tanto peggio nel nostro, sopra una grandissima emergenza, diciamo qualcuno è più sereno. Come si può vedere, il vento, un pochino come nella vita spesso accade, disordina e a volte porta via alcune presenze. Basta un numero portato via e tutto il senso perde di forma. Siamo niente, però siamo anche tutto, ecco. L'arte è quanto di più lontano da me ci fosse stato prima dell'incontro con Fabrizio Santona. Ho iniziato a leggere, ho iniziato a approfondire, ho iniziato a dialogare con lui. Tocca quella mia parte creativa che comunque io non riesco a sviluppare. E quindi è una parte comunque di me che c'entra molto. Il caos. Primo elemento dell'universo pare sia stato il carbonio, quel che si dice da cui tutto abbia origine. Qui si vede una porzione di carbonio messo fondamentalmente in cornice. La rappresentazione di quello che tutti siamo, porzioni di carbonio più o meno significative dal punto di vista dimensionale, ma comunque della medesima origine. Fondamentalmente il senso iniziale del progetto tutto è questo, un qualcosa da cui tutti abbiamo origine. Dal carbonio al carbonio strutturato, un pochino come il viaggio dell'essere umano. Nel tempo ci siamo evoluti e la tecnologia ci è stata molto complice, in questo periodo forse anche troppo. Il codice binario, linguaggio base della macchina, nella scritta ART, convolutamente alcuni bug di sistema, messi apposta perché sono gli unici errori che riusciamo a regalare ancora alla macchina. L'obiettivo è alfabetizzare la macchina, cercare di educare la macchina come vecchi abecedari all'essere umano, quindi l'idea di arte, cos'è il bello, sperando di poter arrivare a cos'è il giusto e cos'è lo sbagliato, prima che l'intelligenza artificiale, non sapendo, sbagli. Metafora della metafora, universo celeste e universo umano, tre declinazioni del medesimo materiale, carbone, carbonio e diamante, apparentemente così differenti eppur così simili, carbone apparentemente basso, sporca, carbonio la raffinatezza, la leggerezza e la resistenza e il diamante l'eccellenza delle tre. Fondamentalmente racchiuse, anche in questo caso, tutte nel medesimo contenuto, l'uno. Tempo, non tempo, questo è il senso di quest'opera realizzata, questo progetto realizzato in questo periodo Covid. Gli orologi che sembrano diventati delle icone, il tempo era immobile, sempre uguale a se stesso, con giorni che si ripetono, finché appunto illuminando la mente, accendendo se stessi, uno cerca e trova soluzioni per cercare di andare oltre la solitudine, oltre se stessi.
E l'ologramma ha creato e colmato, per quanto possibile, uno spazio, per quanto mi riguarda, inatteso, lo spazio delle affettività, facendomi riflettere fortemente sull'idea di tempo, che non esiste, e di realtà, che è quasi sempre solo apparente.